Si è svolta venerdì scorso presso la sala incisori della Casa Comunale di Urbino l'assemblea pubblica per continuare l'azione di mobilitazione che la CIA ha già intrapreso nei mesi passati per discutere insieme ai soci provinciali e non di tutte le problematiche che attanagliano gli agricoltori e le possibili soluzioni. Gli agricoltori portano in piazza i problemi che l'agricoltura ha in questo momento e noi come CIA siamo qui per parlare con gli agricoltori, siamo qui per questa assemblea pubblica in cui abbiamo invitato tutti i nostri agricoltori e non per affrontare i problemi, per parlarne e per continuare la mobilitazione che avevamo già iniziato l'anno scorso, già con la manifestazione di Roma del 26 ottobre, ma ancora prima a febbraio 2023 con la conferenza economica dove abbiamo chiesto, abbiamo portato nei tavoli istituzionali i problemi che attanagliano gli agricoltori. Quali sono le emergenze che richiedono più attenzione in questo periodo? Principalmente si sta parlando ora della revisione della politica agricola comunitaria, ma ce ne sono tanti altri a livello nazionale come gli ecoschemi, come pure il problema del credito. Gli agricoltori sono attanagliati da una grave crisi economica e non riescono a venirne fuori da soli. Parliamo anche della legge di bilancio che ha reintrodotto l'IRPEF sui terreni agricoli, ha ridotto il credito d'imposta per gli investimenti 4.0, ha tolto gli incentivi sui contributi INPS per i giovani agricoltori e tanto altro ancora. Ma queste cose bisogna comunque farle conoscere, cioè informare i nostri agricoltori. La CIA ha una sua piattaforma, che prevede anche l'istituzione dei tavoli che già abbiamo iniziato con la regione e con le istituzioni, i tavoli dove si vanno a discutere i problemi. Noi siamo quasi d'accordo su tutti i punti che stanno affrontando questi agricoltori autonomi. L'unica cosa un pochino che così ci sentiamo un po' di dire che non è giusto quello che stanno dicendo è il fatto che non è una responsabilità solo dell'Europa, perché la PAC, l'Europa dà le direttive, la applica il governo nazionale e la integra il governo regionale, quindi le responsabilità sono di tutti e tre i settori politici, regione, nazione e Europa, quindi non è vero che è colpa solo dell'Europa, come dicono anche altre associazioni agricole. E noi come CIA su questa cosa qui un attimino ci siamo un po' anche, mettiamo tra parentesi, offesi quando ci hanno detto che non ci muoviamo, non scendiamo in campo, perché ormai è da più di un anno che abbiamo fatto regionalmente ripristinare i tavoli strategici, così abbiamo un confronto diretto con l'assessore e con i funzionari. Nazionalmente abbiamo cercato di fare la stessa cosa, ma non ci hanno ascoltato, quindi abbiamo deciso il 26 ottobre di scendere in piazza. Abbiamo portato 3.000-3.500 agricoltori all'epoca. Entro il mese di febbraio saremo andati a Bruxelles per interloquire non solo con gli eurodeputati, ma anche con il governo europeo per fargli capire che la PAC così com'è non va. La nostra organizzazione, la CIA Agricoltori Italiani, sta facendo un buon lavoro.